Sono Valentina Costi, sono un'oncologa del gruppo di immunoterapia e tumori rari e in particolare faccio parte del team di colleghi che si occupa di sarcomi. E proprio ai sarcomi, in realtà, la consapevolezza su quello che è la patologia dei sarcomi è dedicato il mese di luglio. I sarcomi sono delle patologie rare, estremamente eterogenee al loro interno e per questo di difficile gestione. Per questo è importante promuovere la conoscenza e la consapevolezza su questa patologia così rara e così complessa, ma così importante da trattare. E per questo, in questo mese abbiamo organizzato diverse iniziative. La prima è quella che state vedendo in questo momento. Troverete quindi sulle nostre pagine per tutto il mese di luglio diversi video, dei video che saranno registrati dalle mie colleghe oncologhe che si occupano di sarcomi, dai colleghi delle chirurgie, del team multidisciplinare che si occupa appunto di pazienti affetti da sarcomi, del personale infermieristico, la nostra infermiera specialist per la presa in carico e dai ricercatori che si occupano di cercare di trovare strategie nuove per questo tipo di patologia. La seconda iniziativa è quella proprio di cercare di creare una consapevolezza e una formazione su quelli che sono i primi attori che ricevono un sospetto di diagnosi, cioè i medici di base. I medici di medicina generale sul territorio giocano un ruolo fondamentale nella individuazione precoce e quindi nell'indirizzare i pazienti nel giusto percorso, per cui abbiamo creato del materiale informativo da diffondere ai medici di medicina generale per poter rendere sempre più accessibile e chiaro il percorso giusto per questi pazienti con delle patologie così difficili e particolari. E la terza è una raccolta fondi. Abbiamo deciso infatti di instaurare un progetto in collaborazione con il servizio informatico del nostro ospedale, di creare una piattaforma informatica che possa rendere la raccolta delle informazioni cliniche, in forma anonimizzata ovviamente, di tutti i pazienti della Romagna, per poter raccogliere appunto le informazioni e le caratteristiche di tutti questi pazienti affetti da una patologia così rara, in modo da riuscire a raggiungere una numerosità di dati e informazioni che ci possa permettere di ottenere più velocemente delle notizie utili per il trattamento e il monitoraggio di questi pazienti.